In questa puntata, 52 anni fa nasceva la regione Sviluppo Aree Insulari Toscana. Eventi al Via L'Emporio Letterario. Mostre, racconti e suggestioni di Alessandro Gavilli. Anni fa nasceva la regione, la festa per la prima elezione del 1970. Dopo mezzo secolo torna alla celebrazione un convegno sull'autonomia differenziata con il presidente Gianni Vannino Chiti e la ministra Gelmini e una mostra per ricordare quel 7 e 8 giugno. Le regioni a statuto ordinario votarono in Italia proprio il 7 e 8 di giugno del 1970 e quindi è giusto che questa espressione di democrazia, ci volle addirittura 22 anni dall'entrata in vigore della Costituzione al fatto di far votare e quindi di costituire il regionalismo in Italia, quindi fu molto frenato in quel momento, questa espressione di democrazia venga ricordata e ogni anno servirà anche per fare il punto su un aspetto importante. In questo caso parlare dell'autonomia differenziata significa parlare del bel lavoro che come Conferenza Stato-Regioni stiamo facendo con la ministra Gelmini, della sua obiettività e caratteristica di dialogo che manifesta in ogni occasione e sta facendo qualcosa di molto importante, impostare l'autonomia differenziata partendo da una legge quadro. Una legge quadro su cui le singole regioni potranno inserirsi per valorizzare i profili che hanno di specificità e su cui vale la pena l'autonomia differenziata. In Toscana, ad esempio, dove abbiamo probabilmente il 20-25% dei beni culturali in tutta Italia, sui beni culturali e sulla loro gestione c'è magari una sensibilità maggiore di quanto ci può essere in un'altra regione. Il fatto che lo Stato talvolta abbia difficoltà a mettere in apertura un museo, posso citare degli esempi, può vedere un ruolo concorrente della regione più forte e quindi l'autonomia differenziata è importante. Sull'energia, la geotermia l'abbiamo solo noi in Toscana e la geotermia significa che la Toscana riesce a arrivare, certo insieme all'idroelettrico, all'eolico, al fotovoltaico, a più del 50% della propria produzione energetica. Di questo 50% il 30% è dato dalla geotermia. È evidente che probabilmente vi è qui la necessità di un ordinamento specifico più che in un'altra regione. Ma intanto mi fa piacere essere qui a Firenze con il presidente Gianni che è una nuova regione che si aggiunge alle prime tre, Lombardia, Emilia, Veneto, anche la Toscana dimostra interesse nei confronti dell'autonomia e questo è un fatto importante. Come Ministero stiamo definendo i contenuti della legge quadro e quindi noi ci auguriamo che prima del termine della legislatura ci sia la possibilità di approvare questo testo in Consiglio dei Ministri e poi portarlo all'esame del Parlamento, un testo che ribadisce e conferma i principi costituzionali unitamente al rispetto dei LEP, dei livelli essenziali di prestazione, perché è chiaro che l'autonomia non solo non deve aumentare i divari, le diseguaglianze, ma deve contribuire a ridurre le diseguaglianze. Per fare questo l'articolo 117, la lettera M della Costituzione è molto chiara, fa riferimento ai diritti di cittadinanza e quindi è chiaro che l'autonomia deve essere coniugata con il finanziamento dei LEP. Quindi le regioni cambiano. Ma diciamo che vogliamo mettere al centro di questo percorso i territori e soprattutto i cittadini e pensiamo che ci siano le condizioni per poter ridurre le distanze, per accorciare i tempi delle procedure della burocrazia e per definire in maniera più puntuale le competenze delle regioni. È chiaro che l'autonomia viene trasferita previo finanziamento dei livelli essenziali di prestazione, ovviamente verrà monitorato l'andamento di queste competenze che verranno trasferite, sulla base dell'andamento dei risultati raggiunti verrà confermato o meno il percorso di autonomia. Però io credo che questo sia una grande opportunità per il nostro Paese, è importante che altre regioni stiano dimostrando interesse nei confronti dell'autonomia.
autonomia. D'altronde questo è un governo che ha nella sua vocazione il superamento del divario nord-sud e quindi non potremmo mai accettare una riforma che vada in contrasto rispetto al dettato del PNRR, che è quello appunto di destinare il 40% delle risorse al mezzogiorno per superare le diseguaglianze. Quindi è chiaro che non si vuole contraddire questo percorso, al contrario si vuole fare in modo, anche attraverso l'autonomia differenziata, anche attraverso l'attuazione del 116 della Costituzione, di ritagliare competenze che possano semplificare la vita ai cittadini, che possano accorciare i tempi della burocrazia e che consentano ai governatori di lavorare meglio e con una qualità ancora maggiore. Sviluppo aree insulari Toscana, approvata la proposta di risoluzione di iniziativa della Commissione per la valorizzazione delle aree interne. L'atto impegna la Giunta a costituire una consulta delle isole minori, garantire accessibilità territoriale e interventi mirati sui servizi pubblici. Sì, una proposta di risoluzione rispetto alla quale noi pensiamo che manchino due passaggi fondamentali. Premesso che l'arcipelago toscano è a nostro giudizio l'arcipelago più bello del Mediterraneo, ma l'arcipelago toscano è soffocato tra parco e amministrazione carceraria. Quindi noi riteniamo che la Regione Toscana, il Consiglio regionale, se vuole valorizzare e fare un progetto complesso e complessivo sull'arcipelago toscano, non possa evitare di fare una riflessione sulla presenza del parco dell'arcipelago toscano e dell'amministrazione carceraria, che di fatto per una cinquantina di detenuti vieta l'accesso a tutti gli altri su due isole meravigliose quale Pianosa e Gorgona. In Commissione Aree Interne abbiamo voluto approfondire a confronto con i comuni e con i sindaci il tema delle isole dell'arcipelago toscano, che sono un patrimonio straordinario per la nostra regione e dove ovviamente i 33.000 toscani che lì risiedono, però ovviamente pongono una serie di temi che vanno al di là dell'afflusso della stagionalità turistica. Il governo ha ricompreso questi territori all'interno della strategia nazionale aree interne e questa è sicuramente una buona notizia, perché permetterà di aumentare gli investimenti sulla sanità. In particolare c'è il tema dell'emergenza urgenza, ma noi abbiamo posto anche il fatto che una misura che il governo ha fatto per quanto riguarda la premialità per i medici che vanno a lavorare nelle zone montane venga estesa ad esempio anche alle isole, così come per gli insegnanti. Altra questione è il tema della continuità territoriale, i trasporti. La Regione Toscana ha finanziato negli anni sia il trasporto su mare che poi gli interventi sulla parte aeroportuale. Chiaramente è fondamentale, visto che scadranno poi le convenzioni, lavorare assieme ai comuni per migliorare ancora di più questi servizi. L'altro tema che ci hanno posto i comuni e che abbiamo accolto è anche quello di avere un luogo permanente in cui questi territori si confrontano anche assieme ai comuni portuali su tutti i problemi e le questioni delle isole minori. PNRR, fondi strutturali, il fatto che le isole siano all'interno delle aree interne darà la possibilità, anche in virtù del lavoro che abbiamo fatto in regione, di riservare una quantità maggiore di risorse per le imprese e per i comuni ubicati in questi territori. Noi pensiamo che oltre alla stagionalità, oltre al turismo, questi territori debbano essere presidiati e abbiano molto da dare oltre a questo settore, e in questo modo li vogliamo vivere. La nostra risoluzione dà un contributo e dà indirizzi alla Giunta precisi in questa direzione per i prossimi anni. Sì, questa proposta di risoluzione ha avuto un lungo iter in commissione. Da febbraio che ci lavoriamo, abbiamo audito tutti i sindaci dei vari comuni delle isole, e alla fine siamo arrivati a scrivere questa proposta. Noi come Lega siamo abbastanza soddisfatti, perché sono stati nella impegnativa sono stati presi tanti punti che noi avevamo proposto. Perché le isole sono aree interne, sono diverse dalle aree interne, hanno problematiche diverse ovviamente, perché, e fra l'altro le nostre isole sono anche molto boscate e poco agricole, e hanno il problema del flusso turistico in un certo periodo, che è il periodo estivo.
I problemi sono ovviamente di sanità, di scuola, di infrastrutture, di acqua, di rifiuti, tantissimi. Quindi si cerca di arrivare ad avere una qualcosa di vantaggio che dia per gli insegnanti, ma anche per i medici, che dia la possibilità di attrarre un po' di più sulle isole, perché alle stesse condizioni che sulla terraferma non ci vengono. E poi una mobilità ovviamente che riguarda sia le navi che gli aerei, e infine il discorso ambientale, che forse è il più importante di tutti, perché c'è un'erosione costiera abbastanza importante, c'è il discorso dei rifiuti, c'è il discorso dell'approvvigionamento dell'acqua e poi in generale anche, devo dire, il discorso degli ungulati. Quindi i problemi sono tantissimi. Noi come Commissione abbiamo dato delle linee guida alla Giunta e speriamo anche con questa introduzione nelle aree interne, con il discorso Io resto al Sud che è stato fatto per le isole minori anche della Toscana, si possa veramente arrivare a cose concrete. Al via Pienza la 10ª edizione dell'Emporio Letterario. Il festival è stato presentato a Palazzo del Pegaso, appuntamento fino al 12 giugno nel centro rinascimentale della Val d'Orcia. Beh, all'interno dell'Emporio Letterario, come tutte le precedenti edizioni, c'è la ricerca e l'interesse per incontrare i scrittori, saggisti, letterati in senso generale. C'è musica, c'è presentazione dei libri, ci sono degli interventi interessantissimi anche dei uomini, di studiosi, per esempio quest'anno sull'archeologia, quindi c'è un po' di tutto, c'è la musica, ci sono concerti e soprattutto c'è questa sorta di connubio unico tra quelli che sono i cittadini o gli ospiti di Pienza e gli scrittori letterati che vengono e nelle strade di Pienza, nelle piazze si incontrano e hanno la possibilità di in qualche modo sposare quelle che sono la bellezza dei luoghi con incontri culturali di altissimo livello. È un'iniziativa davvero bella che pone al centro il tema della cultura vista a 360 gradi. Noi conosciamo tutti Pienza per essere un gioiello prezioso della nostra regione, uno dei luoghi più incantevoli. Però Pienza non è solo arte e bellezza, Pienza è anche terra di cultura e questa 3 giorni è un modo per tenere insieme Lectio Magistralis, la possibilità di confrontarsi con gli artisti più importanti del nostro tempo, un modo per apprendere e per cercare di attualizzare. Viviamo un tempo complesso, non siamo stati più abituati da un anno e mezzo ad iniziative, eventi che siano sul territorio, ci facciano ritrovare. È tempo di ascoltare, ma è tempo anche di cercare di anticipare quello che sarà. E allora questi giorni saranno giorni importanti non solo per Pienza, ma per tutta la Toscana. Consentitemi di ringraziare la collega Elena Rosignoli per aver voluto questo momento qui in Consiglio regionale. Questo è un luogo che noi vogliamo sempre più aprire a tutte quelle iniziative che parlino al cuore delle cittadine e dei cittadini della Toscana. Mostre, racconti e suggestioni di Alessandro Gavilli a Palazzo del Pegaso, inaugurata l'esposizione con 20 opere dell'artista cortonese. La mostra sarà visitabile fino al 18 giugno. Questo palazzo continua ad aprirsi verso l'esterno e lo fa oggi accogliendo uno degli artisti cortonesi cui sono più legato anche dal punto di vista umano, perché ecco, ci piace passare del tempo insieme, sono un amico di Alessandro e sono veramente contento che oggi la sua arte, il suo lapis sia protagonista di questa mostra in Consiglio regionale. Questa mattina è una mattina speciale perché sto esponendo in uno dei locali più prestigiosi di Firenze e ho cercato di dare il meglio per quanto riguarda il pensiero, quello che uno può trasmettere alle persone e tutto quello che disegno, tutto quello che faccio, come ad esempio Africa,
che rappresenta la tragedia dei profughi, oppure chiaramente Fratellanza, oppure il Covid-19, ma ce ne sono anche altri, tipo come il Toro Loco, raccontano delle storie umane in cui ognuno si può rappresentare e riflettere, perché al giorno d'oggi manca molto la riflessione. Le persone sono molto più legate al vedere, al mangiare e fuggire. Invece c'è bisogno di pensare, di riflettere e di ascoltare. Quindi io ringrazio chi mi ha dato l'opportunità di esporre in questa bellissima sala e grazie a tutti.